La scorsa volta ho preso schiaffi dallo Zinogre come non ci fosse un domani, ma stavolta sono pronto per dare io un po' di schiaffi. Sono al livello 45, l'altra volta ero al 33-34. Ero una schiappa proprio su ogni fronte, ma oggi sono davvero pronto. La squadra è tremenda, in senso buono. Tutti a 50, tranne Kezu Rosso, che è rimasto a 47 perché gli girava così. Yankut Q a 56, Ratian e Rata a 50. Ratian ha più punti vita, ma Rata è più cattivo, quindi... insomma, è tutto un dire. E poi, ho delle uova. Ho delle uova da schiudere. Vai, tutte quante insieme. Spero di aver trovato qualche mostro interessante. Il Kongalala Smeraldo. Beh, sì. Poi abbiamo trovato l'app... e basta, cosa Abseros, non mi piace, ne ho 10, basta. Il terzo boss invece è... un Kongalala normale. Va bene. E poi, l'ultimo è... un Cefadrome, oddio, che carino lui. Uno squallo martello della terra. Però ormai la squadra è quello che è, quindi direi di andare ad affrontare questo Zinogre super cattivo. In realtà mi sono allenato non tanto facendo le missioni, ma più che altro... affrontando i Felin che si trovano dentro le botti, che danno 10.000 punti esperienza ogni volta che ne sconfiggi uno. E se ne trovi due danno 20.000, poi con il rituale sciamanico danno ancora più punti. Quindi se poi mettete anche gli amuleti, insomma, potete ricevere un boost e fare tanti livelli in pochissimo tempo. È anche vero che c'è un punto preciso dove trovare i Felin. Io andavo al grande albero, alla radice del grande albero, e facevo un bel po' di danni, e vincevo facile. Allora, potrei fare con il Mosty soffio di fuoco dilagante, che prende tutti, mettiamo le bombe, la bomba a botte. E poi Felin danno anche le botti per fare le bombe. Quindi alla fine non rimani mai senza, sì. Devi raccogliere anche altri materiali, ma tant'è. Dai, andiamo per tre, questa qua già l'abbiamo vista, sicuramente ne avrò altre da affrontare, quindi facciamo una cosa piuttosto ambress, dai. Vai. Attacco che aumenta, ma secondo me non aumenta niente in realtà, anzi diminuisce. Ho questa teoria, non lo so perché, ma ho questa impressione, pare. Oh, bella, bella, bella. Andiamo e abilità legame. Vai. Buono. Ho detto che era più facile questa, dai. Lo sapevo che era molto più facile a sto giro. Gianghi Salterino, il flagello continua a diffondersi. Non potrà che diventare più pericoloso. Non abbassare la guardia, socio. Sì, però io mi ricarico perché c'è quel mostro dietro che mi tiene la posta. Ho un po' di paura. Ho talmente tante pozioni che... e anche mega pozioni, wow. Mi conviene, sapete cosa? Andare via ogni volta e andarmi a curare. Ok, questo che dice? Risvegliati nel mondo. Quando il mondo è stato piagato e la luce è dimenticato, su un grande albero un drago bianco è nato. Un cacciatore ora rider diventa. Legami uniti di fronte alla tormenta. Questo sì, lo sapevamo. Sicuramente dovrò affrontare altre sfide perché la strada è ancora lunga, mi pare. Quindi ci saranno altri mostri da affrontare. Ah, che bel paesaggio. Mi piace la neve. Ah, qui si può scavare, sì. Era il Kongalala che scavava. Quello è un mostro, giusto? Mi pare tale. Ok. Mi aspettavo di trovarlo più avanti, magari dentro il complesso, ma no. Alright then, let's go! Ah, non è opzionale. Beh, certo, stava lì tranquillo a fare è ovvio. Che c'ha lo slime questo? Oh, che testa. Ah, questo c'ha le parti. Allora, soffio di fuoco Dlagentes e poi bomba sulla testa perché ha una coda, ma non la vedo.
Ma oggi sono molto più carico perché sono forte oggi. Oggi ho livello alto. Faccio danni, guarda qua che robina. E non prendo danni, ma che bello. Oggi come arriviamo prima del boss finale? Ci arrivo prima del boss finale, no? La lotta precedente. Cioè, penso di riuscire ad arrivare nella stanza almeno. Alla gattovana che poi è prima del boss, come è sempre stato. Che è? Vuole scoppiare. Ah, gli è caduta la testa. Non può usare attacchi potenza. Oh, allora velocità farà lui. Non può usare attacchi potenza. La prima cosa che fa è un attacco potenza. Ma che cavolo. Ma scusa, ma mi ha appena detto che non può farlo. Ah, ho la bomba addosso. Aspetta. Non ho messo la saponata, l'erba saponata. Ah, vabbè. Io andrei di velocità allora. Vabbè, aspetto che mi attacca. Ecco, perché devo esplodere. Però Ratia ancora. Va bene. Vai in sella. E abilità sulla coda. Ok. Mi recupero un cuore. Ha fatto tecnica. Io Devo cambiare Rata ora. Ratian, voglio dire. Murata. Io farei attacco tech. Faccio potenza, faccio. Non... No. Dobbiamo sconfiggerlo subito allora. Accidenti. Questo perché non mi sono messo l'erba saponata. Ok. Me la gioco? Vai. Non pensavo di farcela, pensavo che sarebbe scoppiata prima la bomba. Il flagello nero ha infettato anche un Brachydios. Dobbiamo trovare ogni costo macchinina, va al lavoro amici. Ma tu stai buono. Io ora vado a curarmi ancora una volta dai tuoi amici gatti. E non c'è la scorciatoia, ma per favore buttati, no? Che è morbido. Non penso che l'erba saponata mi servirà ancora, quindi non la metto in borsa. Cioè, voglio dire, una volta che... hai sconfitto il mostro che ti mette le bombe. È fatta, no? Ok, l'altare ha finito la preghiera, quindi i punti extra non ci sono più, ma vabbè, avevo ormai il livello è questo. Oh, allora, sì, però prendi la roba. Il binocolo mi serve, sì, proprio. Ah, leggiamo un po' questa qui. Dove i legami luminosi sono come doni conservati, dove i legami ignorati dal flagello sono rovinati, così nasce l'oscurità. E la paura dell'orrore nero incombe. Ma sì, dai. Il livello è alto. Sono confident. Oh, belle queste. Andiamo. Dai, qui ce n'è un altro, immagino. Dentro. Rati! Mi hai salvato.
Cheval, stai bene? Che ti importa di me? Ho abbandonato i miei legami. Ho abbandonato tutti. Non dire così. Ti importa ancora di noi, ti importa ancora di Rati. In fondo so bene che tutto ciò che Rati ha fatto è stato per te. Lei comprende il tuo dolore, la tua gentilezza, tutto. Lei ha sempre vegliato su di te. Ecco perché ha rischiato la vita per proteggerti, Sheval. Rati non seguiva la tua pietra, seguiva il tuo cuore. Io desideravo soltanto essere forte. Non perdere mai più le persone a me care. Volevo solo essere forte! Ma le mie azioni hanno generato l'orrore nero. Mi dispiace. Grazie, Rati. Sheval, sei tornato. Vai a salvare il mondo. Contiamo su di te. Cos'è stato quel rumore? Mia, è vero, il signore di Lilia. Vuol dire che Sheval sta bene. Andiamo! E tanto tu non devi fare niente, devo fare tutto quanto io qua. Ok, let's go! Oh, un grande. Una grande sala, non un grande, una grande sala. E qua non c'è niente. Di qua nasconde qualcosa. Dai, è un videogioco, deve nascondere qualcosa. Ah, è Fughi! Ok, c'era un Fughi qui. Perché poi questo è nascosto, quindi ho detto, sai, là non c'era niente di nascosto. Qua invece, non me la racconta giusta. E poi basta, ok. Sti cosi rossi, quanto li odio, mi chiamano il Devil Ma è un Devilgio? Questo è cattivo però. È nero. Cioè no, nel senso che è colore viola. Wow, il soffio di Fuocos. Fa Malox. Un Malox plus fa. Goloso, è un cavallo goloso. Vai, grande Ratian! Mamma mia, Ratian! Eccola qua, la canzone del mio popolo. Va bene, va bene, va bene, non ti preoccupare, va bene. Vai! Kamehameha! E via, vinta. Oh, 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 oh. Ho scoperto che su smartphone, per gioco per smartphone, non so per 3DS, ma su smartphone devi toccare delle icone che il gioco ti richiede di toccare, quindi non premere A o girare con la levetta analogica. Ecco perché io non capivo perché fosse così facile su console. Perché non era facile su dispositivi Android e 3DS, credo. 3DS non ne sono sicuro. Si è arrabbiato. Mi curo. Vai, Ratian, attaccalo! Brava! A quanto pare Ratian è femmina. Se fanno le uova sono femmine per forza, non è che. A meno che in Monster Hunter anche i maschi non depongono le uova, eh.
Il suo attacco è migliorato tantissimo. Devo fare velocità, devo fare. Ah, brava! Brava, Ratian! Let's go, Ski! Ah, si è ripreso. È stato rapido. Allora, io faccio niente. Dico, faccio velocità, lui fa potenza. Fa golosità. Ma non c'è più la testa, come fa a fare golosità? Ah, si è arrabbiato ancora, si è arrabbiato. Ho capito, però... Cioè, ormai, dice, sai... È l'ultima, no? Eccola. Dai, ruota, 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 ruota del destino. Bella che vince la velocità. Vai. Dovrei preoccuparmi. Allora è forte, eh. E ancora l'attacco migliora. Mamma mia, velocissime ste lotte, mamma mia. Nei Link, i miei baffi sono in fibrillazione. Ci scommetto la pelliccia, all'orrore nero è vicinissimo. Beh, lo affrontiamo ora, allora, dai, se proprio dobbiamo. Ho un cuore in meno. Ho solo due essenze vitali, non posso farne altre, no. Me le tengo. Qualunque cosa ci sia, l'affronterò. È qui, allora, eh. Lo senti qui, amico mio? Che c'è scritto qui? Quando nasce l'oscurità e la paura dell'orrore nero incombe, il salvatore che cerchiamo alle nostre grida risponde. Su un drago bianco dal cielo la speranza diffonde. Il flagello se ne andrà lasciando posto alla luce. Con... Non riesco a leggere le ultime parole. Sì, gli ho cambiato voce perché se lo merita. Oi oi. Quel buco nel muro. Qui c'è lo zampino dei Felin. E c'è anche un Pughi. Ciao. Vieni qui, bello. Su, su. Allora. Beh. Mi sa che è giunta l'ora di terminare questo episodio. Perché, allora, se qui ci sono i Felins, vuol dire che la prossima sfida sarà l'ultima. O penultima, comunque. È per salvare. Grazie che me lo chiedi, che me lo dici. Dov'è? Ah, eccolo qua. Hello! Dovrei mandare la squadra in esplorazione a prendermi qualche fungo nitro. Per fare un paio di botti almeno. Vabbè, magari li mando, poi me ne sto qui a chillare mentre loro fanno e mi aspetto. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Nel prossimo termina la serie, si spera. Perché, voglio dire, se oggi in 25 minuti ho fatto 3 mostri, che l'altra volta in 20 minuti non sono riuscito a fare neanche mezzo, direi che la strada è quella giusta. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. E ci becchiamo alla prossima. Ciao! Che poi è domani comunque sia. Sì.